Dottoressa Letizia Orlando, settimana europea per la riduzione dei rifiuti, oggi a Rocuti di merito di Porto Salvo, quindi sull'area grecanica. Molti comuni hanno iniziato la raccolta differenziata, voi promuovete comunque questa raccolta più che nella settimana europea dei rifiuti. Nella settimana europea per la riduzione dei rifiuti ci troviamo proprio a Rocuti, che da pochissimi giorni ha intrapreso questo percorso per la raccolta differenziata porta a porta, per cui abbiamo scelto anche, diciamo, questa location per accomunare le due cose, quindi l'inizio di un nuovo servizio di raccolta e anche, diciamo, celebrare in un certo senso quella che è un'iniziativa a livello europeo, per cui, diciamo, abbiamo anche optato per scegliere una location diversa rispetto a quella che scegliamo solitamente, che è quella della nostra sede legale o magari Melito. Abbiamo scelto oggi Rocuti. Voi siete sempre puntigliosi e poi puntuali. La settimana inizia il 21 e finisce il 29, oggi è 21, quindi non avete voluto mancare a questo appuntamento, perché? Assolutamente no, abbiamo inaugurato proprio noi, si può dire, perché purtroppo dai dati che ho potuto, diciamo, notare sui vari, diciamo, siti internet, purtroppo le azioni, diciamo, inserite all'interno della settimana europea per la riduzione vedono, diciamo, una Calabria assente, per cui in Calabria sono poche le azioni, diciamo, presentate. Una di queste, anzi due, perché l'ASED, diciamo, ha presentato per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti due azioni. Una è proprio questo momento pubblico che abbiamo creato per condividere insieme, diciamo, il tema della dematerializzazione, della riduzione, del riuso, quindi è un momento, diciamo, di condivisione insieme ai cittadini e, perché no, anche di presentazione di quello che è il nostro progetto di raccolta differenziata. E in più ci sarà un altro momento che ci sarà, diciamo, il 24, che è martedì, che è rivolto solamente agli studenti del comprensorio del comune di Rocuti, che saranno, diciamo, gli attori principali di laboratori di riciclo, per cui abbiamo voluto presentare queste due azioni. Quindi, intrattenimento educativo, vedo su qualche manifesto in giro, nulla si crea. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Sì, abbiamo utilizzato quello slogan perché per far passare, diciamo, il messaggio agli studenti che non è un rifiuto quello che si produce, ma essenzialmente, diciamo, è una risorsa, è un prodotto, diciamo, non è un materiale di scarto, ma è qualcosa che può essere riutilizzato e quindi diventa, diciamo, in un certo senso una risorsa, quindi non consideriamolo, diciamo, rifiuto. E questo è il messaggio che vorremmo dare anche martedì, soprattutto partendo dai bambini, dai piccoli, quindi è un momento di intrattenimento, ma che noi anche abbiamo, diciamo, voluto renderlo giocoso, perché comunque consegneremo anche dei giochi che un percorso, diciamo, di raccolta differenziata per poter renderlo anche, diciamo, giocoso questo momento, ma nello stesso tempo abbiamo voluto renderli partecipi perché è importante che negli istituti scolastici ci sia soprattutto momenti di educazione ambientale. Vediamo l'assenza di questi momenti, per cui noi, diciamo, li creiamo in un certo senso attraverso queste azioni. Un'ultima definitiva e non difficile domanda: come si sente lei, che è responsabile della settimana, appunto, europea per la riduzione dei rifiuti? In questo ruolo, e quali emozioni si creano, ma soprattutto quali obiettivi intende alla fine raggiungere, visto che lei opera anche con una grossa azienda del territorio, io direi una delle aziende all'avanguardia in Calabria come tecnologie, strutture e servizi. Il rappresentante mi ha detto, io sono il referente in questo caso, il referente, diciamo, della settimana. Molto puntuale, grazie. Della settimana, però è solo un nome, perché dietro di me c'è un lavoro, appunto, di una società con cui collaboro, c'è il lavoro della società ASED. E cosa si prova? È un momento sicuramente di orgoglio, perché oltre il lavoro alla fine occupiamo anche, diciamo, i fine settimana per poter diciamo, portare avanti queste azioni di sensibilizzazione. L'obiettivo è quello di mandare, diciamo, messaggi di prevenzione e riduzione dei rifiuti. Questo è l'obiettivo, diciamo, e questo momento creato stasera vuole, appunto, mandare proprio questo messaggio alla cittadinanza, ma soprattutto agli amministratori locali, perché oggi so che comunque ci saranno molti sindaci dell'area grecanica, soprattutto, anche se con gestori di servizi diversi, abbiamo comunque deciso di invitarli, perché comunque la tematica è una tematica da condividere, è una tematica che riguarda tutti i sindaci. Grazie. Grazie a lei.